Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, mercoledì 14 aprile. Il sole sorge in Puglia alle 6:15 e tramonta alle 19:31, in Basilicata sorge alle 6:15 e tramonta alle 19:40, in Molise sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:45, la luna sorge alle 5:48 e tramonta alle 19:46, la fase lunare è la luna nuova. Oggi la Chiesa festeggia San Valeriano Martire. San Valeriano, venerato a Cumiana ed in altre località del Piemonte, rientra nel folto gruppo dei martiri appartenenti alla famosa legione Tebea, capitanata da San Maurizio, esterminata nel Vallese nei pressi dell'antica Gaunum, dove oggi sorge il centro di San Moris. Oggi inoltre ricordiamo Sant'Alfonso da Siviglia e San Frontone. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'attrice britannica Julie Christie, che compie 69 anni, all'attore e regista cinematografico Silvio Muccino, che compie 28 anni, e a Miss Italia 2008 Miriam Leone, che ne compie 25. Cos'è accaduto il 14 aprile? Nel 1894 Thomas Edison effettua una dimostrazione del kinetoscopio, apparecchio precursore di un proiettore cinematografico. Nel 1912 il transatlantico Titanic, in viaggio inaugurale, urta contro un iceberg. Affonderà nelle prime ore del 15 aprile. Nel 1928 a Milano decolla il dirigibile Italia al comando di Umberto Nobile, diretto al Polo Nord. E infine nel 2004 Ariel Sharon, primo ministro israeliano, annuncia durante un incontro con il presidente statunitense George W. Bush un piano per il parziale ritiro dei soldati israeliani dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania. La voce intensa e passionale di Sarah Jane Morris sarà la protagonista del prossimo evento dell'Associazione Nel Gioco del Jazz, diretta da Roberto Ottaviano, e che si terrà oggi al Teatro Palazzo di Bari alle 21. La Morris è diventata famosa per la sua partecipazione all'album omonimo dei Communards, nel quale duetta con Jimmy Somerville nel brano Don't Leave Me This Way. Perché non trasformare un giardino, un terrazzo in un orto frutteto per poi far crescere fragole, mirtilli, lamponi e ribes? Questo tipo di piante rustiche richiedono meno cure e manutenzione rispetto a quelle normali, non sono soggette agli attacchi parassitari, resistono a temperature anche molto rigide, si adattano a tutti i terreni, hanno un alto contenuto di vitamina C e di altri minerali, si possono coltivare bene anche per avere frutta fresca ogni giorno per il consumo familiare. Ed eccoci come sempre puntuali all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, ci sarà l'occasione giusta sia per rimuovere un ostacolo, se ci sono situazioni di stallo e si risolveranno, e chi ha un'attività autonoma potrà allargare la cerchia dei propri clienti e aumentare i guadagni. Toro, non è sempre necessario impiegare il massimo delle forze per ottenere il migliore dei risultati. Oggi lasciate che sia la fortuna a darvi una mano e nel fare le vostre scelte ascoltate la voce dell'intuito. Gemelli, la giornata parte con la luna nel segno che precede il vostro, spia di una forma non troppo soddisfacente. Abbiate cura di voi stessi, soprattutto se i ritmi quotidiani sono più incalzanti del solito. Cancro, l'intraprendenza e lo spirito di iniziativa che caratterizzano questo periodo vi metteranno gli ali ai piedi e vi faranno volare alto. Anche se sarà più faticoso, otterrete risultati incoraggianti. Leone, le questioni lavorative renderanno un po' agitata la vostra giornata. Potranno verificarsi dei fatti un po' critici, la forza d'animo comunque non vi mancherà e riuscirete a risolvere ogni problema. Vergine, la luna è favorevole, vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Porterà serenità nella sfera affettiva di quanti vivono una storia d'amore poco soddisfacente.
Bilancia, intraprendenti operosi come siete, non vi arresterete davanti a nulla. Giorno ideale per mettere ordine in alcune situazioni finanziarie e vivacizzare il vostro rapporto di coppia. Scorpione, mettete in conto alcuni giorni complicati per via della luna dissonante. Attenti a non farvi beffare per distrazione. Non prendetevela con le stelle se commetterete errori sul lavoro. Sagittario. Gli astri raccomandano la precisione e la puntualità in campo professionale, oltre alla massima attenzione e trasparenza in tutte le questioni fiscali, legali e assicurative. Capricorno. L'intesa tra la Luna e Plutone sarà una sorta di portafortuna per molti di voi, alzerà il livello dell'umore e aiuterà a sistemare una questione professionale o finanziaria. Ed ora Acquario, tirate i remi in barca, non andate a cercare strane avventure. Prendete tempo, giocate prevalentemente in difesa e non fatevi affascinare dai rischi. E infine Pesci. L'alchimia dei pianeti per il vostro segno è più che apprezzabile. Non lasciatevi sfuggire la possibilità di avviare importanti progetti di lavoro o vivere esperienze emozionanti. E prima di salutarci ascoltiamo il proverbio del giorno. La superbia galoppa, ma con la sventura in groppa. Naturalmente vi do appuntamento a domani mattina come sempre su Antenna Sud con l'almanacco del giorno che potete anche rivedere consultando il nostro sito web www.antennasud.com. Arrivederci a domani.